Infine vediamo una relazione utile, che viene spesso usata negli esercizi e nei problemi, relazione tra l'angolo alfa e l'altezza h raggiunta dal pendolo. Infatti abbiamo visto nella formula precedente che compare l'altezza perché l'energia cinetica è diventata potenziale gravitazionale, però molto spesso non si misura l'altezza ma si misura l'angolo di inclinazione massima raggiunto dal pendolo. Quindi serve una relazione per collegare questo angolo all'altezza. E la relazione è questa, si ottiene tracciando questo segmento perpendicolarmente a quest'altro e qua segniamo questo punto H all'angolo retto. La lunghezza del pendolo è questa qua, ma è anche questa. Infatti questo è un arco di circonferenza e questi sono due raggi, quindi sono lunghi L. Però questo lato L lo posso vedere come formato da due pezzi, il pezzo verde e il pezzo rosso, che è proprio H. Invece questo pezzo colorato, o questo segmento colorato in verde, è il cateto adiacente all'angolo alfa in questo triangolo rettangolo qua, di cui l'ipotenusa è L. Perciò questo cateto, è il cateto adiacente all'angolo, si ottiene moltiplicando l'ipotenusa per il coseno di alfa. Quindi il segmento verde è L coseno di alfa. Sommando L coseno di alfa con quest'altro segmento che è H, più H, otteniamo tutta la lunghezza del filo L, tutta quanta. Quindi la lunghezza del filo è la somma di questi due segmenti, L coseno di alfa più H. E questa è la relazione tra alfa e H. In conclusione, quindi, per risolvere tutti gli esercizi e i problemi sul pendolo balistico si usano tre formule. L'ultima è quella che abbiamo appena visto, la relazione fra alfa e H. La prima è la conservazione della quantità di moto nell'urto, quindi quantità di moto della pallottola uguale quantità di moto del sistema subito dopo l'urto, e la seconda è la conservazione dell'energia meccanica durante la salita del pendolo, energia cinetica all'inizio uguale potenziale gravitazionale alla fine. Per calcolare il calore prodotto nell'urto bisogna fare la differenza tra l'energia meccanica che aveva la pallottola in pratica come energia cinetica prima dell'urto meno l'energia meccanica dopo l'urto, che sarà sempre una minima frazione dell'energia meccanica della pallottola, perché la gran parte, quasi tutta l'energia meccanica della pallottola si trasforma in calore e quella che rimane in forma meccanica dopo l'urto è soltanto una piccola frazione residua dell'energia meccanica iniziale, quindi gran parte dell'energia meccanica diventa calore.